Un vero e proprio terremoto societario nel Palermo, ancor prima dell'inizio del campionato. Due dei principali artefici dell'ultima promozione in Serie B, il tecnico Silvio Baldini ed il direttore sportivo Renzo Castagnini, hanno presentato le proprie dimissioni. Il rapporto si è definitivamente rotto nel pomeriggio di ieri, dopo l'ultimo incontro al Renzo Barbera con Gardini e Mirri. L'ufficializzazione è arrivata in serata, quando il Palermo, attraverso un comunicato, ha detto di avere a malincuore accettato le dimissioni dei due, sottolineando di essere già al lavoro per quella che sarà la nuova struttura tecnica. In Viale del Fante la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, proprio a 4 giorni dall'esordio ufficiale della nuova stagione. Domenica c'è la gara di Coppa Italia contro la Reggiana. La decisione sarebbe maturata in seguito ad alcune divergenze di vedute a proposito delle mosse sul calciomercato e delle ambizioni del Palermo nel nuovo torneo di Serie B. Per la società Rosanero, quella di ieri era la giornata dell'inizio della seconda fase della vendita degli abbonamenti. Dopo i primi 5.600 rinnovi, in un solo giorno sono state staccate circa 2.000 tessere che portano il totale degli abbonati a superare la quota 7.500. Il club Rosanero è già al secondo posto nella classifica della Serie B dopo i 13.000 abbonati del Genoa.